Si avvicina qui alla nostra postazione Luciano Senatori, autore del libro Parità di genere nello sport. Luciano, una battuta su questo libro, quanto ti è costato in termini di fatica? È abbastanza perché pur avendo l'esperienza delle altre pubblicazioni, entrare in un tema come quello della parità di genere è cosa complessa. Gli ostacoli ci sono in continuazione perché ci sono problematiche difficili e io ho dovuto fare anche uno sforzo per imparare tante cose, ma ho tentato soprattutto di scoprire i valori delle donne, del Luis, per quello che le donne hanno dato a Luis, pure in momenti difficili e poco praticabili per le donne. Abbiamo visto una dedica particolare in questo libro. Vogliamo ricordarla e renderla pubblica? Alla moglie, la dedica alla moglie, a mia moglie Gloria, con un motivo preciso, perché lei è stata ed è ancora impegnata a livello associativo, è stata impegnata nelle istituzioni, ha fatto grandi battaglie per le donne, per la parità di genere. Il suo lavoro, i suoi volumi, le sue ricerche mi hanno stimolato ad aprire una riflessione e trasportare tutte quelle conoscenze nello sport, in modo particolare nell'USP, e da qui, collegandolo poi al progetto Olimpia, l'ultimo lavoro delle donne dell'USP, ho cercato di fare qualcosa che serva per aiutare questa battaglia. Luciano Senatori, per chiudere ti ringraziamo della disponibilità. Dal tuo libro ci spostiamo a quello che stiamo vivendo in questi giorni e in queste ore. Che effetto ti fa la tua WISP oggi? È una WISP profondamente diversa, più grande, più potente, più complessa, ma con una ricchezza che ha bisogno ancora di approfondimento. Ha bisogno, secondo me, di uno stimolo politico, di una tensione culturale, perché questa potenza, questa capacità di stare tra la gente, bisogna farla esplodere, bisogna fare riconoscere meglio l'USP dalle persone, dalla gente, più che dalle istituzioni, dalle federazioni, dalle altre associazioni. Bisogna riaprire una forte vertenza, chiamiamola così, di carattere culturale, soprattutto per far capire che i nostri servizi non sono servizi come gli altri, ma hanno un contenuto, hanno una storia, sono pieni di valori e servono per arricchire l'uomo, le persone, le donne e contribuire a battaglie che non sono solo quelle dello sport. Grazie, grazie Luciano Senatori. Grazie.